Abbiamo, come detto, attuato questi allori li abbiamo piantati al posto, per colpa di Paolo, scusate, li abbiamo piantati perché dicevo che l'unico che ha inquinato sei tu con i tuoi furgoni, che però sei stato preziosissimo per portare in giro il nostro, così, la nostra voce, con questi megafoni che sono andati un po' dappertutto in città. Certo, noi non ci siamo, Paolo, mi meraviglio di te che non ti sei potuto permettere nemmeno una limousine da parcheggiare, che so, davanti a OBS per far vedere che c'è qualcuno che ci è riuscito, insomma, ha fatto una campagna migliore della tua, però vabbè, ognuno con i propri mezzi, capisco. Comunque grazie di essere qui, attendiamo solo gli ultimi check, gli ultimi arrivi e poi i gruppi sono pronti, andremo via con ruota libera. Dicevo, sarà una serata molto, molto leggera, molto carina per stare insieme ai bambini, insieme a voi. Ci saranno poche ma essenziali chiacchiere, che appunto non saranno chiacchiere, saranno parole di progetti futuri che noi siamo certi si potranno attuare con il vostro. Allora, io sono Marina, rappresento una coalizione dichiaratamente di sinistra. Ora, prima che il sole cali, siccome io sono un po' ciecatella, volevo fare per prima cosa i ringraziamenti. Allora, io vorrei ringraziare Romina Campoli, Tonino Cellini, Luigi D'Amico, Gerardo Di Giammarino, Luana Di Molfetta, Roberto Fanfarillo, Pietro Fargnoli, Marco Fontana, Manuela Fragnoli, Alessandro Fusco, Daniele Giacchetti, Francesco Giorgi, Alberto Gualdini, Paolo Liberatori, Silvia Malatesta, Davide Minotti, Francesco Novario, Crescenzo Nuzzolo, Aureliana Pietropaoli, Stefano Sugamele, Eliseo Torresan, Antonio Tortorello, Andrea Narducci, Linda Martucci. Poi vorrei ringraziare
Paolo Iafrate, Luca Oropallo, Lorenzo Rea, Vladimiro Alfonsi, Eleuterio Battista, Francesco Bianchi, Detto Franco, Mario Catania, Mario Celletti, Riccardo Copiz, Gaetano Corvo, Gabriella Cupini, Michele Di Leonardo, Ivan Di Santo, Luigi Di Tofano, Carlo Ferrante, Davide Fischanger, Andreina Francese, Ivan Gorgevitz, Nazareno Massimiliani, Angelino Mattoni, Antonio Perrera, Giuseppina San Giorgio, Giuseppe Staccone. Vorrei inoltre ringraziare Francesco Smania, Andrea Cristofaro, Maria Lucia Giovannangelo, Valentina Campoli, Ilaria Capogrossi, Marisa Cianfrano, Samuel Cristofaro, Giuseppe D'Alessandris, Guido De Luca, Pier Giorgio Droghei, Luciano Granieri, Guglielmo Maddè, Luciana Lisi, Marina Navarra, Alfio Pandozzi, Giuseppina Sannai, Laura Scappaticci, Alessandro Spaziani, Barbara Torre, Fiorenzo Fraioli, Claudio Martino. Questi sono i 68 candidati delle liste che mi sostengono. Poi ovviamente voglio un po' di entusiasmo, fate finta di esserci, eh? Anche tutti i compagni dei partiti e delle liste, della lista che ci sostiene, Natalia, Guido, vorrei ringraziare Domenico, vorrei ringraziare tutti, sicuro qualcuno me lo dimentico. Notarcola! Per Notarcola c'ho sempre la nota, scusa, ma me la metti così. Va bene, io diciamo, siccome sono devo occupare 10 minuti di tempo prima che la pecora venga spiattata, volevo soltanto puntualizzare questa cosa. Noi oggi siamo qui, rappresentiamo i valori della sinistra in una città che di sinistra, come dire, non ha quasi più niente. Le altre liste che competono con noi sono un po' dei minestroni grigi. Ci sono persone che hanno fatto degli evidenti salti della quaglia e che non apporteranno nulla al futuro di questa città. Noi ci siamo presentati alla cittadinanza in maniera schietta, onesta, con un programma anche abbastanza fattibile, ma c'è una cosa che abbiamo voluto fare per noi oggi e per le future generazioni. Noi vogliamo rappresentare l'urgenza di una pubblica amministrazione che sia vicina ai cittadini, vicina ai giovani e che si occupi realmente dei problemi di questa terra. I problemi di questa terra sono l'occupazione, la cementificazione spietata che ha imbruttito, appesantito questa città, la mancanza di cultura, la miopia che le pubbliche amministrazioni, le giunte uscenti hanno sempre riversato sulle fasce deboli della popolazione. Noi siamo qua per iniziare un discorso, siamo qua per iniziare una strada insieme. Per noi questa è soltanto una verifica elettorale. Il 7 maggio sapremo quanti siamo e loro, gli altri, sapranno il numero esatto dei cittadini che vogliono una città migliore. Io credo, e spero che come me ci crediate un po' anche voi, che questa città ha bisogno di idee, ha bisogno di noi, ha bisogno di una partecipazione molto più accesa, gli occhi molto più aperti, perché nel corso degli anni i disastri che sono stati perpetrati ai danni nostri sono evidenti. E quindi noi dobbiamo reagire con forza, dobbiamo reagire con una critica costruttiva. Noi oggi siamo qui, diventiamo un faro per tutti coloro che non vogliono lasciarsi incastrare dal potere, dal consolidamento che alcune famiglie hanno apportato in termini di concentrazioni di potere, in termini di concentrazioni di palazzi, seppellendo le terme, seppellendo gli anfiteatri, seppellendo anche la voglia che i giovani hanno di lavorare per migliorare questa terra. Noi iniziamo questo percorso, magari a qualcuno la strada può sembrare un po' stretta, magari qualcuno pensa
che verremo assoggettati al potere corrente. Molti ci danno già apparentati, non è così. Noi siamo qua a dimostrare che non siamo una categoria di serie B, noi siamo la sinistra, siamo i valori della sinistra, siamo le politiche sociali, siamo la cultura, siamo l'ambiente, siamo i giovani, siamo l'occupazione. Questo siamo noi e per questo vi ringrazio. Io voglio fare un appello a tutti quelli che hanno deciso di non andare a votare. Andate a votare e dimostrate che queste elezioni siano rappresentative del 100% della popolazione attiva di questa città. Non lasciamoci sconfiggere dalle minoranze, la maggioranza siamo noi. E adesso pecora al sugo! I siti vengono tagliati in maniera prepotente da parte di queste amministrazioni. Ieri abbiamo avuto una testimonianza dei ragazzi di Patrica che stanno perdendo il lavoro perché l'azienda ha deciso di investire altrove e quindi la politica non difende le nostre aziende e questa ditta di Patrica chiuderà, i ragazzi dovranno andare via, probabilmente se vorranno mantenere il lavoro a Genova dovranno andare, ragazzi tutti molto giovani. Il lavoro è uno dei temi fondamentali che ha sempre caratterizzato la sinistra e che, di cui Francesca adesso ci darà un'idea ben precisa di quello che sta accadendo. Noi vogliamo soltanto fare questo appello, un appello che non c'è domani davanti a una situazione drammatica in cui la chiusura delle aziende, il taglio dei salari, i redditi che scendono clamorosamente davanti alle situazioni di tasse e di pesantezza a livello nazionale, in cui i comuni locali seguono pedissequamente, perché le strategie di carattere nazionale sono seguite a livello locale in maniera imbarazzante. Qualunque cosa noi chiediamo ci dicono e ci rispondono che ci sono tagli di milioni di euro a livello centrale, quindi anche a livello locale bisogna seguire questi tagli. Ieri ne abbiamo parlato con Cremaschi, Francesco adesso lo ribadirà. Io volevo solo salutare una categoria di persone, una classe di persone che in questa campagna elettorale non ha avuto cittadinanza, che sono i migranti di questa città. Noi siamo nella piazza dei migranti di questa città, che sono pure 5.000 all'interno del nostro ambito territoriale. Li salutiamo perché sono loro che stanno prima di noi subendo una catastrofe di natura sociale, case che non ci sono, lavoro che perdono, e loro svolgono lavori pesantissimi e soprattutto lavori di cui noi, come dire, rinunciamo perché le nostre relazioni familiari cadono e chiediamo ad altri un aiuto pesante e poco pagato. Noi i migranti fanno parte della nostra parte politica, ce lo dobbiamo sempre ricordare, fanno parte della nostra classe e devono essere, come dire, come noi, come cittadini difesi, perché difendendo loro difendiamo anche noi in questa città. Abbiamo chiesto molto a loro, adesso li vorremmo mandare indietro perché non c'è più niente da fare rispetto alla nostra società. Noi li salutiamo perché siamo nella loro piazza e noi su questo condividiamo molto della loro. Io saluto Adam che viene da Lampedusa, non mi comprende bene, ma Adam è una persona eccezionale, lui che viene da Lampedusa e attende da mesi che gli possano dare un solo documento per ritornare in Libia, in uno dei paesi che è stato molto più accogliente del nostro, poi noi l'abbiamo bombardato, ma sa cose che succedono ogni tanto. E questo è da, come dire, dobbiamo tenerlo in conto, perché quando parliamo di cementificazione, di case, non parliamo di chi ha bisogno della casa, perché pagare 500 euro di affitto, 600 euro di affitto per una casa non è per chi vive di monoreddito o non lo è chi per un migrante che non può investire questi soldi. Quindi quando parliamo di appartamenti, di case, partiamo solo e sempre di chi se lo può permettere, non facciamo mai politiche per chi invece ha una necessità in questo senso. Ciao Adam, salutando Adam io saluto tutta la campagna elettorale che abbiamo fatto in favore di quelle categorie, di noi stessi, che noi vorremmo, come dire, fossero partecipative all'interno di un processo realmente democratico di questa città. Io vorrei cercare di riflettere qualche minuto insieme
a tutti voi. Mancano poco più di 2 giorni all'espressione del voto e in queste ore che ci rimangono noi dobbiamo moltiplicare l'impegno e lo sforzo per raggiungere tutte le famiglie, i nostri amici, i parenti, i vicini di casa, le persone con le quali abitualmente noi conversiamo e passiamo il tempo di lavoro e il tempo di svago. Dobbiamo fare questo per conquistare alla nostra causa, al nostro impegno, alla nostra battaglia, la maggioranza del popolo di questa nostra città, perché dobbiamo infondere loro fiducia, perché noi siamo la forza del cambiamento, noi siamo la forza che vincerà, perché noi abbiamo già vinto per il solo fatto che siamo qui sulla piazza e stiamo competendo con gli altri in questa importante campagna elettorale. Noi non siamo i perdenti, noi siamo coloro che vincono. Noi abbiamo inchiodato l'ACEA, abbiamo costretto i sindaci e la loro assemblea del lato 5 a rivedere le tariffe. Noi siamo quelli che hanno promosso l'iniziativa presso la Corte dei Conti e i sindaci che avevano votato le tariffe illegittime e illegali sono stati messi in mora. Noi siamo quelli che hanno denunciato lo scandalo del multipiano di Frosinone, un'opera che era stata interamente finanziata per essere completata con i soldi pubblici e invece ci ritroviamo il pagamento del pedaggio per 30 anni con le strisce blu a una società che specula, che aggredisce il territorio, che fa della speculazione edilizia e della distruzione dei valori culturali e del territorio nostro il proprio mestiere e la propria professione. Noi abbiamo già vinto una grande battaglia, perché se non ci fossimo stati noi, già a fianco alla villa comunale ci sarebbe un mostro di cemento, un altro mostro di cemento. Con tutto questo vogliamo dire che noi siamo la forza vincente, siamo la forza che è intelligenza, che è capace di organizzare, di aggregare, di studiare, di proporre, di denunciare, e siamo la forza del rinnovamento di questa città. E per noi il momento elettorale è solo un momento di impegno, ma al di là dei risultati si deve sapere che noi ci saremo ancora, saremo alleati con tutte quelle forze che come noi vogliono il cambiamento e il rinnovamento di questa città. Non permetteremo ai poteri mafiosi di saccheggiarla ancora. Frosinone sembra somigliare a Palermo, le grandi famiglie arricchitisi sfruttando gli operai ed i lavoratori scendono da Veroli, da Rivi, da Dorice, dai paesi intorno e aggrediscono il nostro capoluogo, lo saccheggiano, lo deturpano, lo deteriorano, lo destinano alla miseria ed al degrado. Questa è la battaglia di civiltà che noi facciamo, questa è la battaglia che noi faremo. Prendiamo questo impegno, ci siamo stati ieri, ci saremo domani. Ai cittadini di Frosinone il compito di darci il loro sostegno domenica,
con il voto per assicurare a questa città una prospettiva di dignità per l'intera popolazione e per ogni cittadino. Ok, anche noi di Rifondazione Comunista abbiamo fatto questa scelta e ne siamo contenti e orgogliosi. Anche noi siamo convinti che abbiamo già vinto solo per il fatto di esserci. Adesso dobbiamo solo aspettare il risultato delle elezioni e spero che i cittadini di Frosinone ci premino per questa scelta che abbiamo fatto. Scelta coraggiosa ma obbligata, perché era proprio obbligatorio, sarebbe stato davvero un crimine non presentare un'alternativa politica al disastro che ci propongono le altre forze politiche. Sono presenti sulla scena politica candidati che hanno sempre avuto in mano la città, l'hanno presa 15 anni fa che era agli ultimi posti come vivibilità, come qualità di vita, e ce la stanno riconsegnando adesso allo stesso modo agli ultimi posti come qualità di vita e come vivibilità. Frosinone è una città che non ha una fisionomia, non ha un'identità, è inquinata, è invivibile, e hanno il coraggio di ripresentarsi davanti al voto dei cittadini, addirittura presentandosi come il nuovo, come la novità. Ebbene, noi siamo convinti che il nostro programma, che prevede lo stop alla cementificazione, un nuovo piano regolatore, un piano di trasporti pubblico che permetta finalmente ai cittadini di Frosinone, come ai cittadini di tutte le altre città, di poter viaggiare da una parte all'altra della città con mezzi pubblici, abbandonando la propria macchina. Una città in cui non ci sia bisogno di fare la sceneggiata delle targhe alterne oppure la domenica ecologica solo per paura delle multe della comunità europea. Qua c'è bisogno di cambiare radicalmente la città e col nostro programma lo faremo. Però siamo anche convinti che quella che inizia a Frosinone, come in altre città italiane in questo momento, è una lotta che dovrà continuare anche dopo, perché ricordiamoci che in questo momento il governo italiano è nelle mani delle banche e il Parlamento intero sta appoggiando un governo delle banche che sta preparando una macelleria sociale che si riverserà su tutti noi. Stanno facendo in modo che i comuni non potranno avere più la possibilità di investire nel sociale, dovranno dimostrare per spendere un euro nel sociale, dovranno dimostrare di avere un bilancio in pareggio, cosa che sappiamo tutti che è impossibile. Investire nel sociale, secondo loro, diventerà un reato perché sarà contro la legge. Noi siamo convinti che questa sia una cosa a cui opporsi, a cui ci dovremo opporre con tutte le forze. Noi, se riusciremo ad arrivare ad amministrare la città di Frosinone, ci opporremo con tutte le nostre forze al patto di stabilità. Noi faremo in modo che venga prima il cittadino, prima i bisogni dei cittadini e poi il famoso pareggio di bilancio, di cui non ci importa niente. Noi i soldi che il comune di Frosinone potrà gestire li daremo prima di tutto nel sociale, li investiremo negli asili nido, li investiremo nei trasporti pubblici, li investiremo nell'assistenza agli anziani, ai disabili, nell'assistenza alle persone deboli. Noi siamo convinti che il comune deve anche dare lavoro e quindi niente più esternalizzazioni, i dipendenti. Il comune dovrà avere i dipendenti comunali che fanno i servizi che servono alla cittadinanza, altro che esternalizzazioni dando soldi ai privati, altro che beni comuni gestiti dai privati, l'acqua gestita da Acea. Che cosa ci sta dando Acea? Acea non sta investendo una lira, sta aumentando le tariffe e non sta migliorando i servizi. I trasporti pubblici devono essere gestiti dal pubblico. Gli asili nido devono essere pubblici, eppure noi sappiamo che adesso ci sono degli asili nido che chiuderanno perché a causa di una nevicata
sono diventati inagibili e approfittano dell'inagibilità di un asilo nido per chiuderlo. Ebbene, noi auspichiamo che questa lotta, questo progetto che è nato oggi a Frosinone e ripeto in altre città italiane contemporaneamente dove si voterà, sia anche un punto di partenza per le lotte che dovranno essere fatte contro il governo delle banche. Il governo delle banche che è appoggiato anche, ricordo, dal Presidente della Repubblica Napolitano, che l'altro ieri ha fatto un intervento che a me ha fatto rizzare i capelli, ha detto non bisogna arroccarsi nella difesa dei diritti conquistati in passato. E va bene, noi ci arroccheremo nella difesa dei diritti conquistati in passato e serve che tutta l'Italia si svegli e inizi a farlo. Con questo ringrazio tutti i presenti e speriamo di avere un ottimo risultato alle prossime elezioni. Arrivederci. Sì, eccoci qua. Allora, che vi avevo detto? Che noi avremmo fatto una serata all'insegna della musica, poche sintetiche ma essenziali parole, eppure le abbiamo fatte, e adesso un comandamento non nuovo, vecchio, arriva la pecora, siete pronti per la pecora? Sì, già lo so, vabbè, non vi accalcate.